Buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti a questo nuovo webinar della Fondazione Walter Longo dedicato allo scudo magico, all'esercizio fisico come un qualcosa che ci può aiutare in una vita sana e sostenibile. Io mi chiamo Antonella Tagliabue, sono Managing Director di Unguru, sono giornalista e sono membro del consiglio della Fondazione Walter Longo. Non voglio rubare altro spazio ai nostri lavori e quindi appunto buon webinar a tutti quanti. Ecco, entriamo un pochettino più nello specifico di che cosa fa la Fondazione Walter Longo. A questo proposito, Cristina Villa, che dirige proprio l'area dei programmi della Fondazione Walter Longo, è stata docente universitaria di storia dell'alimentazione, storia del cinema, letteratura comparata, filosofia e pratica dello yoga in varie università americane e inglesi. Ci racconterà appunto quali sono le iniziative e i programmi della Fondazione Walter Longo per la scuola, per la famiglia, per i ragazzi. Grazie Antonella, buongiorno a tutti voi e benvenuti al nostro webinar, l'ultimo webinar dell'anno. E per chi di voi non ci conosce, spiegherò brevemente chi siamo. Molti di voi già ci seguono ormai da anni. Siamo una non profit che si occupa di assistenza nutrizionale e di terapie integrate di supporto alle malattie non trasmissibili. Quindi vi chiederete cosa sono le malattie non trasmissibili, quelle che non si possono trasmettere come cancro, diabete, malattie cardiovascolari, malattie autoimmuni come il morbo di Crohn, neurodegenerative come l'Alzheimer o l'obesità. E offriamo assistenza nutrizionale gratuita per tutti coloro che si trovano in una condizione economica e di salute critica. E poi facciamo educazione, programmi di educazione e di sensibilizzazione ed è uno di quelli che stiamo facendo ora. E vi chiederete nello specifico cosa facciamo? Allora, per scuole, famiglie, docenti facciamo seminari e workshop, corsi di formazione per famiglie e docenti, webinar come questo e nella nostra pagina web troverete tutta la lista dei webinar per il nuovo anno, ve ne parlerò tra poco. Abbiamo kit didattici gratuiti per docenti, per famiglie da scaricare dal nostro sito web. Facciamo sempre consulenza per mense, bar, caffetteria, sia per le scuole che per i luoghi di lavoro. E poi eventi di sensibilizzazione e di educazione come il nostro webinar e come il nostro festival, il primo Nutrition and Longevity Festival, che è stato realizzato nell'ottobre 2023 e che sarà ripetuto visto il successo. Ora spieghiamo nel dettaglio cosa sono questi webinar per chi non ha mai partecipato e rinfreschiamo la memoria a chi partecipa sempre. Cosa facciamo? Vogliamo sentire la vostra voce, quindi abbiamo testimonianze di docenti, di studenti, di studentesse, vogliamo sentire il vostro punto di vista, i vostri problemi, punti di forza riguardo esercizio fisico, stile di vita bilanciato, ambiente, sana nutrizione, salute mentale. E allo stesso tempo chiediamo anche a esperti nel campo, come nutrizionisti, psichiatri, psicoterapeuti, esperti di esercizio fisico, di offrirci il loro punto di vista, consigli utili e pratici e il loro parere, vista la loro vasta esperienza. Accanto a questa parte c'è una parte anche estremamente pratica per coinvolgervi. Abbiamo infatti delle pratiche di esercizio fisico, come accadrà durante questo webinar, che potrete fare durante lo stesso webinar, quindi dovrete alzarvi, muovervi e praticamente fare la pratica con noi, pratiche di danza, pratiche di mindful eating, ricette. Alla fine di ogni webinar abbiamo sempre delle ricette create da studenti e studentesse per voi ragazzi, ragazze, famiglie e docenti che potrete realizzare insieme a casa o con gli amici o con la famiglia o a scuola se siete parte di un istituto alberghiero o in qualsiasi occasione. La cosa importante che non mi stavo dimenticando è che i webinar sono sempre tradotti in inglese, visto che ci seguono da molte nazioni parlanti inglese, e
ci è stato richiesto anche di tradurli in spagnolo. Quindi dal 2024, al gennaio, avremo la traduzione anche in spagnolo e i sottotitoli in spagnolo dei webinar. Allora, adesso vi spiegherò tutti i webinar del nuovo 2024, così vedrete cosa succederà, quali saranno gli argomenti affrontati. Speriamo di essere venuti incontro alle vostre esigenze, di aver sentito la vostra voce e di trattare argomenti che a noi sembrano molto interessanti, che a molti di voi che ci hanno fatto richiesta sono sembrati molto interessanti. Speriamo che trovino la vostra approvazione. Abbiamo questo webinar legato all'esercizio fisico. A gennaio un webinar che indagherà lo stile di vita. Parleremo ancora in maniera più approfondita di sedentarietà verso stile di vita attivo, movimento, del ruolo della tecnologia, del contatto con la natura, dell'importanza della socialità, per poi indagare a febbraio ancora un po' più a fondo lo stile di vita. Parleremo delle dipendenze, del ruolo che hanno nella salute e nella crescita degli adolescenti e degli adolescenti, per poi andare ancora più a fondo della vita sociale a marzo e parleremo di bullismo, di isolamento sociale, di pregiudizi legati al peso e in generale di varie istanze molto importanti per voi ragazze e ragazzi, per poi infine viaggiare in varie parti del mondo a maggio, nelle zone blu, dove vive un'alta percentuale di centenari, persone che vivono sane e a lungo. Quindi inizieremo dalla Sardegna. Andremo poi nell'isola di Caria in Grecia, voleremo a Okinawa in Giappone, per poi andare a Nicoya in Costa Rica e arrivare a Loma Linda in California. In questo viaggio di fine anno scolastico che speriamo possa esservi utile e di ispirazione. Per mostrarvi l'importanza per noi e anche per tutti voi di questi webinar e per ringraziarvi della vostra presenza costante, vi indico alcuni numeri. In 14 webinar abbiamo raggiunto più di 41.000 tra studenti, docenti e famiglie in 33 nazioni, tanto che questo webinar è sottotitolato sia in inglese che in italiano. E a gennaio sarà disponibile anche sottotitoli in spagnolo, come è stato richiesto da molte scuole o utenti o persone che ci seguono parlanti spagnolo. Quindi grazie per la vostra fedeltà. Si tratta di una serie di 10 lezioni dedicate a nutrizione, esercizio fisico, ambiente, valori importanti per vivere bene, sani a lungo, come senso della comunità, famiglia, solidarietà, amicizia, avere uno scopo nella vita. Sono 10 lezioni più attività pratiche da fare a casa e a scuola e possono essere scaricati, il nostro kit può essere scaricato gratuitamente, stiamo procedendo a tradurlo in varie lingue. È quasi finalizzata la traduzione in inglese e procederemo poi ad altre lingue, in quanto ci è stato spesso richiesto da molte diverse nazioni. Se guardate, più di 7.000 beneficiari, più di 7.000 persone hanno fatto uso dei nostri kit in 135 scuole e 5 nazioni. E stiamo procedendo alla traduzione in inglese per poi procedere alla traduzione di altre lingue. Speriamo vi possano essere utili. Per quanto riguarda poi invece l'ultima attività è il nostro Nutrition and Longevity Festival. E trovate il link, il sito www.nutritionandlongevityfestival.com. Cos'è il Nutrition and Longevity Festival? Quali sono le attività del festival per tutte le età? Partendo dalla scuola d'infanzia, yoga, attività con un asilo nel bosco, caccia al tesoro, attività pratiche ludiche, merende sane e salutari, come mangiare bene, attività per la scuola primaria e secondaria, abbiamo esercizio fisico, quindi calcio, pallavolo, hip hop, attività di arte, di pittura.
Ci sono anche dei cooking show, delle brevi masterclass interattive con esperti di esercizio fisico e nutrizione. Per voi ragazzi e ragazze della scuola secondaria potete diventare i giudici di una gara culinaria e tra tre chef dovete scegliere il miglior piatto della longevità e degustare tutti questi piatti. Quindi il miglior piatto della longevità sarà premiato a fine festival la sera. Per tutte le età poi ci sono attività di yoga, un cammino della longevità nel bosco in un'area protetta, e sono poi cooking show, masterclass con il professor Longo, chef stellati, esperti nutrizionisti e di esercizio fisico. Vi sono visite nutrizionali gratuite durante tutta la giornata, brevi consulti. E c'è la possibilità di parlare con i nostri nutrizionisti, concerti e la possibilità di degustare piatti sani. Speriamo quindi di vedervi al prossimo festival per imparare insieme divertendoci. Se avete bisogno di informazioni, potete andare al nostro sito fondazionewalterlongo.org, alla sezione progetti troverete tutte le attività educative. Anche corsi per professionisti della salute, per medici, nutrizionisti, oltre alle attività per scuole e famiglie. Se avete domande, contattatemi a educazione@fondazionewalterlongo.org. Spero di rivedervi al prossimo webinar e vi auguro buone feste e buon webinar. Grazie ancora. Sono molto contenta di ritrovare in questa nuova occasione gli alunni e gli insegnanti dell'Istituto Beccari di Torino che collaborano da molto tempo con la Fondazione Walter Longo. Ecco, adesso ritroviamo Valeria Gili. Valeria Gili è docente della scienza degli alimenti all'Istituto Beccari di Torino, è stata per anni consulente di aziende per la produzione di semilavorati per gelati e pasticcerie a Torino, Rimini e Roma e ora si dedica completamente all'insegnamento. Ecco, chiediamo alla professoressa Gili di raccontarci come i ragazzi e le ragazze possono fare esercizio fisico nei vari tempi della vita, a scuola, a casa, nel tempo libero. Buongiorno, sono la professoressa Gilli dell'Istituto Beccari di Torino. Oggi vi presento la mia allieva Mafrika Lidia, che vi racconterà quello che è il risultato del questionario sull'esercizio fisico che abbiamo svolto in classe. Buongiorno, sono Lidia e nella prima domanda ci viene chiesto quali attività ci soliti svolgere nel tempo libero. E qualcuno ha risposto box e strumenti corpo libero al parco, c'è chi ha detto calcio, pallavolo, corsa, bicicletta, c'è chi esce con gli amici e fa attività fisica in casa, c'è chi invece dice che non ha tempo libero e anche chi appunto pratica nuoto e lavora. Nella seconda domanda, ci viene chiesto quante volte alla settimana praticate attività fisica. La maggior parte, ovvero il 42,9%, ci dice 1. C'è un 14,3% che non la pratica, e un altro 14,3% che la pratica 2 volte.
E un 7,1 invece ci dice che la pratica 5 volte a settimana. Direi molto bene. E la prossima ci dice: praticate uno sport? E il 53,8 pratica il calcio, mentre c'è chi pratica pallavolo al 7,7%, e la danza invece va sul 15,4%. Poi, siete tifosi di qualche personaggio sportivo o sport? C'è chi dice di no, la maggior parte. Qualcuno ci dice Cristiano Ronaldo, qualcun altro Yuji Nishida, ovvero un pallavolista giapponese, e qualcun altro invece Messi, sempre comunque inerente al calcio. Poi ci viene chiesto se si pratica altri tipi di attività fisica. E la maggior parte comunque sempre il calcio oppure la ginnastica autonoma in casa, e chi invece sollevamento pesi, ovvero in palestra. Ci viene poi domandato se si ha uno stile sedentario attivo, e anche qua la maggior parte, come ci si aspetta, non è molto attiva, e qualcuno ci dice che va a momenti, perché questo dipende dal proprio stato mentale, che ci permette o meno di essere una persona attiva fisicamente, e qualcun altro una via di mezzo. Poi ci viene domandato se si passa molto tempo davanti allo schermo, PC, tablet, e cosa si fa. Qualcuno ha risposto che gioca alla PlayStation, guarda i social, comunque TV, serie TV, TikTok, Instagram, e anche Netflix. Comunque direi che si passa molto tempo verso il telefono. Poi, pensate che uno stile di vita attivo possa avere un effetto sulla salute e la possibilità di vivere più a lungo, e perché? Qualcuno ci ha risposto che aiuta la circolazione del sangue a camminare, inoltre camminare a una velocità sostenuta per un po' di tempo, prevede il rischio di infarti. Qualcun altro ci ha risposto che mente e corpo sono collegate, e se una delle due non funziona non ci può essere equilibrio. Sono molto d'accordo. Qualcun altro invece ha detto che si è molto più energici e aiuta il corpo a sentirti bene con se stesso. Qualcun altro ci dice che c'è troppo stress, e anche qualcuno ci dice che appunto è molto importante perché aiuta a mantenere il tuo fisico sano e forte. La prossima domanda invece ci dice se si è mai notato miglioramenti della nostra salute o benessere grazie all'esercizio fisico. C'è chi dice sì, e anche che questa attività fisica aiuta nel fiato e nell'ambito digestivo. Qualcun altro dice che appunto grazie all'attività fisica è riuscito a dimagrire molto, qualcuno invece che grazie a questa attività si sente decisamente meglio e soddisfatto emotivamente, mentalmente, e il resto anche comunque sono risposte positive. Poi ci viene chiesto: avete esperienze di persone che conoscete che sono state influenzate positivamente dall'attività fisica? Qualcuno dice sì, qualcuno di no, e qualcuno ci dice che appunto suo padre tiene un corso di box per ragazzi con dipendenza da droghe e alcol, con reati penali. Qualcun altro dice che lo sono molto dei suoi amici. Poi ci viene chiesto: cosa già fate per avere uno stile di vita attivo? C'è chi dice niente, chi cammina tanto. Quando esco con gli amici cerco di camminare il più possibile tra una chiacchierata e l'altra. Anche altri hanno risposto molto alla camminata, e anche cercare di stare il meno possibile a casa, di muovermi ogni giorno.
e c'è chi invece dice mangiare sano e fare attività fisica. Come potreste migliorare il vostro stile di vita per essere più attivi? C'è chi ci ha risposto praticare nuoto, che è lo sport più completo ed aerobico, una buona alimentazione, c'è chi se lo chiede ancora, organizzandomi meglio, non lo so, sfruttando il mio abbonamento in palestra e avendo anche più costanza e facendo attività fisica. Cosa vi mostra ad essere più attivi e perché? Qualcuno ci ha detto che siccome è molto ipocondriaco, gli spaventa il fatto di avere col tempo problemi fisici al corpo. Qualcuno ha paura di tornare a ingrassare ed avere problemi fisici. C'è chi vedendosi allo specchio nota che non è quello che desidera. Al momento nulla, la disciplina, stare fermo si annoia, andare con amici a fare sport. Qualcuno niente e avere un successo migliore in futuro. Quali sono gli ostacoli che incontrate che vi portano ad essere meno attivi? Qualcuno dice il tempo, la scuola, il fatto di essere da soli, la poca organizzazione, la stanchezza, comunque la pigrizia. Secondo voi alimentazione e attività fisica sono correlate tra loro e perché? Il 100% ha risposto di sì. Ci viene poi proposto quale domande affrontare appunto durante questo webinar e qualcuno ci chiede che vorrebbe scoprire se il proprio normopeso e consultarsi con un nutrizionista appunto. E qualcun altro chiede se un hobby può diventare un'ossessione e come si può evitare. E questo è tutto, grazie a tutti e buona giornata, arrivederci. Ecco, ora veniamo al nostro scudo magico. È con noi Annalisa Righi, che è una dottoressa, un'osteopata, una docente universitaria con un dottorato in scienze biometriche dell'attività motoria all'ospedale Gaslini di Genova, che ci racconterà proprio come l'esercizio fisico può promuovere la salute e la longevità dei ragazzi e delle ragazze. Buongiorno a tutti. Ringrazio per il gradito invito, ringrazio Antonella Tagliabue, la moderatrice di questo prezioso incontro, ringrazio Cristina Villa, sempre preziosissima per questi incontri che riguardano lo stile di vita sano e la longevità. Sempre di più c'è bisogno di affrontare queste tematiche per sensibilizzare tutte le persone, dagli adulti e soprattutto i giovani in questo caso, ad abbracciare una filosofia che riguarda appunto uno stile di vita sano e longevo. La salute e la longevità sono appunto due argomenti e due concetti che vanno spesso a braccetto, perché è vero che la longevità è un qualcosa che spesso e volentieri si ha come fine ultimo, ma la salute ancora di più, perché l'importante è cercare di arrivare più avanti possibile con gli anni sicuramente in salute, cioè quindi una longevità sana. Questa è la nostra sfida e lo scudo magico di oggi è appunto l'attività fisica. Come mai parliamo di attività fisica all'interno di un incontro sulla longevità? Perché sicuramente è molto importante a scuola, a casa, nelle palestre, nei luoghi di incontro, nei musei, nei bar, nelle piazze, parlare sempre comunque di quanto è importante ciò che dà poi una sensazione di benessere a lungo termine. E cosa sono le cose che danno una sensazione di benessere a lungo termine? Sicuramente l'alimentazione, sicuramente l'attività fisica. Sono tutti fattori di rischio che, se vogliamo, possiamo eliminare. Adesso capiremo un po' in che modo. I fattori di rischio sono un qualcosa che aumenta la possibilità che un dato evento accada. Ci sono alcuni che purtroppo sono esogeni, cioè che sono all'esterno e non sono, diciamo, sotto il nostro controllo, come potrebbe essere, non so, l'aria che respiriamo, l'inquinamento esterno non è direttamente, diciamo, sotto il nostro controllo. Però ci sono anche delle cose invece sulle quali possiamo agire
e non sono poche. Sicuramente il fumo è da evitare, sicuramente un'attività fisica, appunto, adesso vedremo quale e come e perché puoi aiutarci, è un nostro grande alleato. L'alimentazione è un grosso nostro grande alleato e quindi evitare il più possibile la sedentarietà. A casa, a scuola, quando siamo bambini, quando siamo ragazzi, quando siamo adulti, quando siamo anziani, è sempre molto molto importante e in ogni momento della nostra vita ci possiamo sicuramente dedicare a prenderci cura di noi stessi. Vi darò qualche informazione, qualche pillola di come possiamo essere efficaci. Sicuramente lo stile di vita sano consta di uno stile di vita attivo, quindi una parte è legata all'attività fisica, una parte proprio quotidianamente come distribuiamo la nostra giornata. Cosa significa uno stile di vita attivo? Significa che piuttosto che prendere il motorino o prendere la macchina un pochettino più avanti o un autobus, possiamo andare a piedi, piuttosto possiamo andare in bicicletta, possiamo prendere le scale invece che prendere l'ascensore, possiamo portare noi le borse della spesa ai nostri genitori per fare un pochettino di pesi e possiamo in qualche modo dedicare un po' di tempo a passeggiare, a giocare all'aria aperta, a rincorrerci. Questo consta appunto di uno stile di vita attivo, è come un'igiene di vita, come dire mi lavo i denti tutti i giorni. Lavarci i denti è un'igiene orale che abbiamo in qualche modo interiorizzato per far sì che i nostri denti ci accompagnino nel migliore dei modi fino a 80-90 anni come terapia conservativa. Stessa cosa per il nostro corpo, le nostre articolazioni e il nostro apparato cardiorespiratorio. Cercare di mantenere con una buona igiene questo apparato si fa con uno stile di vita attivo. Purtroppo i dati ultimamente non sono così rincuoranti. L'OMS ci dice con un report del febbraio 2023 che i livelli di attività fisica in generale non sono così buoni. Il 45% del campione intervistato non pratica mai attività fisica e una persona su tre non raggiunge comunque un livello di attività fisica, diciamo, sufficiente. Sicuramente il periodo del Covid non ha aiutato, l'avvento anche dei social, di tutti i device che possono essere cellulari, tablet, videogames, costringono un pochettino a stare più seduti. Questo non significa però che non si possa cambiare abitudine, invertire un paradigma. Non è facile, però assumerlo e poi mantenerlo ci darà delle soddisfazioni che non sono davvero banali. E la comunicazione quindi è importante che la scuola supporti questa appunto gap, queste informazioni quotidiane, i giornali, noi siamo qua apposta per cercare di focalizzarci ancora di più sull'agenda 2030, che sono gli obiettivi che tendenzialmente dovrebbero essere in qualche modo percorribili e raggiungibili entro appunto una decina d'anni. Questi 17 obiettivi che l'ONU si è prefissato, il numero 3 riguarda appunto salute e benessere per lo sviluppo sostenibile. È fondamentale garantire quindi una vita sana a tutte le età. E quindi qual è però questa attività fisica che quindi può ridurre un rischio di morte, quindi previene il fatto che si riduca la mortalità di un 40% e si riesca ad arrivare anche longevi ma sani? Hanno fatto uno studio nel quale appunto i soggetti si dividevano in tre gruppi. Questi tre gruppi erano: il gruppo numero uno faceva solo un'attività di pesistica, quindi sollevava dei pesi. Il gruppo numero 2 sollevava dei pesi e faceva insieme anche un'attività di tipo aerobico. Che cosa vuol dire un'attività di tipo aerobico? Non so, camminare veloce, andare in bicicletta, che non affanni troppo il nostro apparato respiratorio. Il terzo gruppo faceva tutte e due le cose, cioè sollevava i pesi e quindi agiva su tutti i gruppi muscolari, dorsali, bicipite brachiale, tricipite, quindi arti superiori, arti inferiori, quadricipite, flessori e quant'altro, un po' di addominali che danno questo gainage, core stability, cioè un po' di stabilità della parte del core, cioè del nostro centro.
Quindi l'insieme, il gruppo numero 3 di attività fisica di tipo aerobico e sollevamento pesi è risultato il gruppo vincente, cioè che aveva più miglioramenti, aveva più benessere a lungo termine. E quindi che attività dobbiamo fare e quanta di questo tipo? Si suggerisce dunque da 1 a 3 sedute a settimana di questo tipo, quindi pesi più attività fisica, e 3-4 volte a settimana di attività fisica di tipo aerobico, quindi camminare a ritmo un po' più sostenuto o una corsetta 3-4 volte a settimana e pesi da 1 a 3 volte a settimana, meglio se 3. Quindi l'abbinamento di questi due tipi di attività fisica ci dà un risultato a lungo termine, una sensazione di benessere, oltre ad avere tante cose tipo la perdita comunque un po' di grasso corporeo e quindi andare incontro a un rinforzo della massa magra, cosa che da giovani non si ha problemi, ma da anziani invece ci può essere un po' di perdita. E se ci facciamo una bella scorta in età adolescenziale, quindi giovanile, anche questa cosa che si chiama sarcopenia, una parola un po' difficile, che avviene poi in età appunto dalla settima, ottava decade e quant'altro, anche quella un po' la contrastiamo. Come possiamo contrastare l'osteoporosi, che è un po' una perdita di densità ossea, cioè l'osso è un po' più fragile, maggiormente nelle donne si può avere, ma anche negli uomini. Ecco, l'attività fisica agisce anche su quello, rinforza la struttura ossea e la rende, non dico invincibile, ma sicuramente più elastica anche in un'età nella quale non la sarebbe. E quindi l'ultimo messaggio che vi vorrei lanciare, che ultimamente si chiama con questi termini inglesi take home message, cioè portatevi a casa questo insegnamento, se così può essere chiamato, che un'attività fisica che può essere o un interval training, quindi un'attività con picchi di aumento della frequenza cardiaca e poi un'attività aerobica continuativa, quindi degli scatti e poi una corsetta, un giro in bicicletta di un'ora con delle salite un po' più veloci, oppure anche senza picchi, quindi abbiamo detto 4-5 volte a settimana, più 2-3 volte a settimana di attività legati al sollevamento pesi, sono certamente un toccasana per la nostra longevità. E con questo vi saluto, vi ringrazio e poi vi do delle pillole invece più di esercizi pratici da fare durante l'arco della giornata o nel momento scolastico. A dopo! Con Annalisa Righi guardiamo anche come possiamo fare una pratica molto semplice e accessibile per tutti di esercizi di stretching e di postura che possono essere fatti al banco da scuola, al banco proprio di scuola dai ragazzi e dalle ragazze. Eccoci di nuovo qua. Allora, vi do piccole pillole di esercizi che potete fare in classe o che potete fare a casa, come stretching e diciamo prevenzione posturale. Spesso e volentieri, viste le tante ore che passate sui libri, immagino a studiare e sui banchi, l'atteggiamento del nostro rachide, cioè la colonna vertebrale cervicale, sta così. Quindi, un primo suggerimento è attenzione all'ergonomia. L'ergonomia è la scienza che studia l'interazione tra l'ambiente e il corpo, quindi cercare di utilizzare delle posture, delle posizioni che non sono dannose per il nostro corpo. Quindi, se non sono dannose per il nostro corpo, ci fanno stare dal punto di vista articolare in salute ed in benessere. Quindi i device, i libri e quant'altro, cercare di metterli anteriorizzati e quindi sollevare il piano dello sguardo. Quindi il cellulare non lo teniamo così, o il libro non lo teniamo così, ma cerchiamo di mettercelo davanti. Il libro con una sorta magari di leggio e il cellulare spesso e volentieri che si può utilizzare o con un supporto o comunque utilizzarlo con la mano, quindi evitare di stare così. Oltre a ciò si possono quindi fare esercizi di allungamento per sgranchirsi un po' il rachide, quindi oltre a ogni tanto anche camminare all'intervallo, uscire quant'altro, cercare di allungare con il mento vicino allo sterno, quindi la parte posteriore della nostra schiena, e stare il più dritti possibile anche con le scapole posteriori. Mettersi ogni tanto anche a squadra, 90 gradi, chiaramente in aula questo è un po' più difficile, ma cercare di agire con il busto sopra il banco per allungare il più possibile il rachide, quindi cervicale, dorso lombare, ruotando anche il capo a destra e a sinistra per
per facilitare appunto una rotazione vertebrale e quindi una mobilizzazione della schiena che, stando tanto seduti, ci può stare che si fissi un po'. Noi infatti abbiamo dei muscoli che si chiamano muscoli posturali, che fissano la nostra colonna vertebrale e stanno sempre un po' tesi, e quindi il cercare di mobilizzare un po' con questi movimenti dolci, un po' col cambio di posizione, senza stravaccarsi sul banco ma cercando di stare il più dritti possibili, fa sì che i nostri segmenti vertebrali, quindi la nostra colonna, sia più in salute. Un'altra cosa sulla quale agire è la respirazione, che è molto importante e spesso ce ne dimentichiamo. Quindi cerchiamo di agire con una respirazione che si definisce diaframmatica, cioè con una respirazione di tipo addominale, che si effettua facendo un'inspirazione spingendo l'addome e un'espirazione, quindi buttando fuori aria, risucchiando l'addome. Quindi inspiro, gonfio l'addome, espiro, sgonfio. Anche questo esercizio di ginnastica respiratoria diaframmatica fa indirettamente un massaggio nelle ultime vertebre lombari, nella zona comunque lombosacrale. E con questo quindi vi saluto, vi ringrazio, vi auguro buon fine webinar e buona giornata. Arrivederci, grazie a tutti. È venuto il momento della dottoressa Marta Veneziano. Marta Veneziano è una biologa nutrizionista con una laurea magistrale in scienze dell'alimentazione e nutrizione umana presso l'Università Campus Biomedico di Roma e, spinta da un forte interesse e attenzione per gli approcci innovativi e la ricerca del campo della nutrizione, collabora da tempo con la Fondazione Walter Longo. Ecco, Marta Veneziano ci aiuterà proprio a capire qual è il legame tra esercizio fisico e salute e benessere, e capire per esempio come possiamo fare per scegliere quello che può essere, non so, lo sport ideale, quali sono le cose da fare e quali sono invece gli errori che non dobbiamo commettere. Parliamo ora di esercizio fisico. Tu fai sport? E che sport fai? È fondamentale praticare attività fisica in maniera regolare per tutta la nostra vita, poiché in particolar modo la mancanza di esercizio fisico è correlata a un aumento dei casi di obesità e sovrappeso, quindi di diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari. Inoltre c'è anche un maggior rischio di cancro al colon, cancro dell'utero, della mammella e dei polmoni, così come una riduzione della massa ostea e quindi rischio di osteoporosi e fratture. Tutto ciò pensiamo anche come vada ad impattare sulla spesa pubblica e sulle spese sanitarie. Ma quindi qual è lo sport ideale per la salute e per la longevità? Non c'è una risposta corretta in realtà. Va bene qualsiasi tipo di attività, l'importante è che ci piaccia, che ci consenta di essere svolta almeno 5-10 ore a settimana. Deve essere un'attività che si concilia con la nostra vita quotidiana e che è compatibile con la nostra età e con le nostre condizioni di salute. Come possiamo provare a essere costanti con il movimento durante tutti i giorni? Il segreto è inserirlo nelle nostre abitudini quotidiane, quindi per esempio andare a piedi al posto a scuola o al posto di lavoro, oppure utilizzare la bicicletta. Fare le scale quando si può, piuttosto che prendere l'ascensore, fare una passeggiata nel fine settimana, oppure giocare all'aria aperta almeno un'ora al giorno. Questo inoltre ci permette di limitare la sedentarietà e le ore che passiamo davanti agli schermi. Oltre a questi tipi di attività, è però sicuramente fondamentale stimolare la muscolatura. Ogni muscolo del nostro corpo ha bisogno di essere stimolato spesso, perché questo crea delle micro lesioni che poi, con un giusto apporto proteico, vengono riparate e attivano la crescita del muscolo stesso. Dobbiamo dare al muscolo modo di ripararsi, quindi evitare dei danni acuti, come dei traumi o degli infortuni, ma dare uno stimolo costante, quindi cronico nel tempo, per stimolare in maniera adeguata il muscolo, non infiammarlo e dargli il modo giusto di recuperare. L'ideale sarebbe inserire un'attività a corpo libero o con pesi un giorno sì e un giorno no. Sicuramente non ha molto senso fare sport senza un'adeguata alimentazione alla base. Infatti dobbiamo vedere il cibo come un po' il carburante da cui il nostro corpo trae energia.
e che ci permette quindi di svolgere anche attività più intense come l'attività fisica. È importante nutrirsi adeguatamente prima dell'attività, durante e dopo, perché poi rimanere a digiuno per ore e fare degli allenamenti improvvisati può causare un calo di zuccheri, con attacchi di fame o addirittura rischio di svenimento, oppure un consumo veloce del muscolo che mette in circolo delle tossine. Non dimentichiamoci mai di bere. Innanzitutto sarebbe ottimale bere almeno 1,5 litro, anche 2 litri di acqua al giorno, in particolar modo durante lo sport. Bisogna bere sicuramente prima dell'allenamento per idratare i tessuti in vista dell'esercizio fisico, durante l'attività sportiva per reintegrare i liquidi che vengono persi, ad esempio con la sudorazione. Siamo molto attenti quando ci sono condizioni di elevate temperature o di umidità. E poi bisogna reintegrare i liquidi dopo l'allenamento. Se è necessario, si può anche inserire degli integratori salini di minerali. Se pratichiamo sport in maniera costante e anche piuttosto intensa, dobbiamo tenere sotto controllo alcuni valori. Ad esempio, c'è un alto rischio di carenza di ferro, di calcio, di vitamine D e B12 nei giovani sportivi, quindi è bene effettuare esami del sangue in maniera regolare. Come abbiamo detto, bisogna assicurarsi che l'idratazione sia adeguata. Bisogna bere prima, durante e dopo l'attività fisica. Prima dell'allenamento può essere utile assumere un pasto adeguato, che può essere sia il pranzo che uno spuntino, però bisogna sempre prestare attenzione alla sua digeribilità per evitare di sentirci appesantiti durante l'allenamento e quindi è di fondamentale importanza il suo indice glicemico, perché più un alimento è digeribile e più verrà assimilato con rapidità dal nostro corpo. Dopo l'attività sportiva, l'ideale è assumere un buon apporto di fonti di proteine magre insieme ad alimenti con carboidrati. Se si cena dopo l'allenamento, un esempio ideale potrebbe essere un secondo a base di pesce con un contorno di verdure condito con olio extravergine di oliva e una fetta di pane. Quando si smette di fare attività, l'alimentazione deve essere adattata al nostro nuovo stile di vita. Infatti, se ci muoviamo di meno, chiaramente il dispendio energetico sarà minore e quindi anche l'introito con le calorie che assumiamo attraverso la dieta deve essere diminuito. Stiamo attenti sempre anche alla qualità del sonno, perché insieme ad alimentazione e allenamento rappresenta l'elemento che va a completare il nostro stato di benessere psicofisico. Grazie ancora a tutti. Il team di nutrizionisti della Fondazione Walter Longo è a disposizione per chiarimenti, dubbi o per dei consulti nutrizionali. Scriveteci su nutrizionisti@fondazionewalterlongo.org e ci vediamo al prossimo webinar. Adesso passiamo la parola al professor Ivan Borserini, che chi ci segue da un po' probabilmente avrà già sentito e avrà già incontrato. Ivan Borserini è un formatore presso la Scuola dello Sport del CONI e del CIP, è un docente di scienze motorie e sportive ed è responsabile provinciale per Monza e Brianza dell'attività di rete per lo sport a scuola, oltre a essere delegato sempre per la provincia di Monza e Brianza del Comitato Italiano Paralimpico. Ecco, lasciamo la parola al professor Ivan Borserini, che ci racconterà quali sono i problemi che la scuola e le istituzioni devono affrontare proprio per aiutare la pratica dell'esercizio fisico tra i ragazzi, per aumentare la sensibilità dell'importanza dell'esercizio fisico in termini di benessere. Sì, grazie Antonella. Innanzitutto volevo salutare tutti coloro che ci stanno seguendo per la prima volta e augurare un ben ritrovati a tutti quelli che hanno già partecipato ai precedenti webinar. Per tentare di fare questa analisi, mi occorre ritornare un po' indietro nel tempo. La mia attività di insegnante di scienze motorie parte nel 1982, quando ero all'epoca un giovane ancora studente, ma già cominciavo a entrare nell'ambito degli istituti scolastici.
era anche il periodo in cui il medico o il pediatra consigliavano, magari per correggere una leggera scoliosi o per semplicemente tonificare i muscoli del bambino ritenuto fragile, o il nuoto o delle sane camminate, specialmente in montagna, oppure di portare il bimbo sul bagnasciuga del mare al mattino presto per fargli fare una bella respirata di iodio. Era anche il tempo in cui, nei confronti, ad esempio, della disabilità, per parlare di cose di cui tra che tratteremo anche tra poco, nei paesi vicini, ad esempio la Svizzera, veniva utilizzato lo sport come terapia, il cosiddetto sport therapy, che tuttavia da noi non è mai stato avviato, non è mai partito. Questa piccola premessa serve perché, per confermare la dicitura che lo sport è salute e dire che questa affermazione è reale, è vera, non è da 40 anni che è vera, ma se ci riflettiamo è da quando l'uomo doveva camminare per chilometri e chilometri per cercarsi e procurarsi il cibo. Oppure doveva mettersi a correre per non diventare lui il pranzo o la cena di qualche altro animale. Invece da pochi anni si sta tentando di implementare il ruolo dei neolaureati in scienze motorie e sportive, inserendoli, se non all'interno del comparto medico, almeno al fianco o, e direi, in collaborazione con lo stesso dottore, attraverso una specializzazione in attività fisica adattata. La quale specializzazione permette a questi neolaureati, che diventano ulteriormente acculturati, di adoperarsi in una educazione terapeutica collaborando nella prevenzione alla salute, allorché il nostro medico di famiglia scriva sulla ricetta la necessità per il suo assistito di fare attività motoria con le specifiche indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, facendo riferimento ad esempio alle palestre della salute. Si agisce in funzione di far trovare in questi locali, in queste palestre, uno specialista che segua il soggetto a livello di prevenzione soprattutto e, se fosse presente già invece o in atto una criticità, lo assisterebbe adeguatamente. Insomma, anche verso il malato si agirebbe con una attività personale, proprio come il personal trainer allena l'atleta. Questa è una parte di ciò che si sta facendo a livello universitario ed ospedaliero nei confronti della popolazione in genere. Tutto ciò permetterà anche ai docenti delle scuole di occuparsi sempre più della maggioranza degli studenti, concordando e rispettando il loro processo evolutivo attraverso anche questo progetto ulteriore, che è stato introdotto ormai da un po' di tempo. Questa disamina viene supportata da dati statistici che confermano quanto sia bassa la percentuale dei ragazzi che pratica sport. E per praticare sport intendo fare 4 allenamenti alla settimana nelle scuole superiori di secondo grado, più la gara o la partita nel weekend. Il professore di ginnastica, permettetemi di citare uno dei modi di dire con tutto il rispetto nei miei confronti e nei confronti dei colleghi che professano questa disciplina, è sempre più motivato a far fare ai propri studenti esperienze diversificate. Proporre attività di carattere polisportivo è vincente sia sotto l'aspetto della crescita dei nostri alunni che sotto il profilo di incentivarli magari a scegliere di fare calisthenics piuttosto che arrampicata, piuttosto che dedicarsi alle danze latinoamericane. L'importante è muovere il proprio corpo in ambiti ed ambienti che risultino sani anche da un punto di vista del mero divertimento. Allora, ancora grazie Antonella che mi permetti adesso di divulgare alcune mie personali idee in merito alla disabilità, che si basa ormai su una piccola esperienza quarantennale che mi vede ancora attivo sul territorio in qualità di delegato del Comitato Italiano Paralimpico. Sono fermamente convinto che la gioia dei piccoli progressi, che è assolutamente possibile ottenere
con gli studenti che hanno delle difficoltà sia la base del nostro lavoro e di conseguenza risulta l'arricchimento per noi docenti in quanto ci si pone costantemente alla ricerca delle continue variabili che troviamo di fronte. Più difficile e complicato diventa il messaggio da inviare verso chi si occupa in modo specifico delle problematiche maggiori di movimento che potrebbero presentarsi con i ragazzi con disabilità, in quanto occorre agire in maniera molto personale. La situazione attuale nelle scuole vede i docenti di sostegno troppo poche volte presenti durante le ore di scienze motorie. Questo non permette allo studente di sfogare energie, di essere e giocare insieme ai compagni, di verificare se qualche attività potrebbe motivarlo a svolgere i famosi allenamenti pomeridiani, così da dare una continuità ad un'attività che è sempre stata considerata solo ludica, ma che riveste una valenza fondamentale, come dicevamo poco fa, anche di prevenzione. Il Comitato Italiano Paralimpico sta avendo un grande successo in questi ultimi anni con i suoi atleti eccezionali. Riprova sono le Paralimpiadi con queste benemerenze che eccellono anche a livello proprio portando la nazione Italia sul podio, ovunque, qualunque sia il risultato. Ma se non si cominciasse a lavorare di più e in modo più continuativo con i soggetti giovani che troviamo a scuola, e ce ne sono sempre di più, non dovremmo sempre andare a sperare che casualmente arrivi in auge qualche probabile atleta per portare avanti la finalità principale del comitato, che come per il CONI è quello della preparazione e partecipazione alle gare di alto livello, i campionati europei, i mondiali, le Olimpiadi e le Paralimpiadi. Anche per lo studente con disabilità il fine deve essere la maggiore autonomia raggiungibile. Nessuno dovrebbe essere dipendente da altri per potersi definire cittadino del mondo. Laddove è necessario va benissimo. Ma abbiamo ormai ben presenti uomini e donne che, pur privi di segmenti del corpo, trovano soluzioni che definirei incredibili. Ecco, anche i nostri studenti, e anche per loro, ogni giorno dovrebbe essere colmato da un gradino di sapere in più, laddove per sapere si intenda anche impararsi ad allacciare le scarpe con le stringhe, o provare a gettare un peso sul campo di atletica. Questi piccoli ma importanti risultati si raggiungono a volte anche con molte difficoltà, attraverso una applicazione pratica del gesto. Poi ci sta anche imparare a colorare negli spazi dedicati, dobbiamo anche prendere coscienza che il primo mezzo di sopravvivenza però è il nostro corpo. Oggi il concetto non si basa più su cosa la persona con disabilità non riesce più a fare, ma ci si concentra sulle capacità residue oppure quelle recuperabili. Quindi il famoso concetto per prove ed errori è ancora, secondo me, il metodo, che è maggiormente utilizzabile, in quanto le variabili non sono soltanto personali, ma quotidiane, oserei affermare a volte momentanee. Sicuramente, e ho esperienze pratiche a mio favore, ai docenti di sostegno deve essere permesso di poter utilizzare di più l'ambiente palestra, non solo durante le ore di lezione della classe, con la classe, ma anche in altri momenti, naturalmente prestabiliti e concordati nel modo più preciso possibile. Spesso l'alunno, ad esempio, affetto da autismo, se arriva in palestra mentre si sta svolgendo una lezione di basket viene molto disturbato dal grado di rumore, dall'acustica del risuono che rimbomba all'interno del locale palestra, tanto che potrebbe resistere solo pochi secondi e poi di istinto uscire dal locale senza combinare nulla. Occorre tuttavia ricercare le modalità migliori per includere gli studenti all'interno delle attività della classe.
Ricordo che con un allievo che era in carrozzina la difficoltà di giocare a pallavolo sarebbe stata evidenziata se non si fosse modificato il regolamento. In questo caso, ad esempio, i ragazzi avevano la possibilità di stoppare il pallone se non riuscivano a colpirlo nella maniera corretta o se avevano paura di sbagliare. Stoppare, dicevo, il pallone con le mani a condizione che poi avrebbero dovuto passarlo al ragazzo in carrozzina, che avrebbe eseguito un lancio dello stesso pallone al di là della rete, quindi coinvolto e magari, perché succedeva spesso, che facesse anche punto e quindi magari con successo. Faceva punto perché andava a ricercare la zona più vuota nel campo degli avversari e quindi là lanciava il pallone. Oggi, tuttavia, avremmo la possibilità di far giocare la classe intera da seduti. Infatti il sitting volley, tra l'altro disciplina paralimpica, risulta molto divertente per tutti, è molto più energico, sia nei modi che nei tempi, quindi è una soluzione data addirittura dallo sport. Insomma, queste come altre soluzioni in questo periodo storico sono spesso offerte dal movimento sportivo che si occupa di disabilità. Un altro esempio, ad esempio, lo troviamo nelle bocce quadrate, rumorose, adottate dai non vedenti. Quindi anche in questo caso si è adattato lo strumento per giocare. È davvero un panorama ricco di molte possibilità, quello del movimento adattato a favore dei ragazzi. Nel caso della scuola, coloro che hanno una disabilità più o meno accentuata. Ed è un fattore fondamentale per l'apprendimento scolastico, per la socializzazione, per l'utilizzo di energie e modalità positiva ed ancora, come dicevo prima, per il mero divertimento. Quanta gioia dà il sorriso di uno studente per la soddisfazione di aver fatto qualche cosa, un'interrogazione, un compito in classe o ad una capovolta fatta bene. Sì, Antonella, possiamo vedere un attimo i problemi da affrontare. Io ritengo che il lavoro di squadra senza un'adeguata condivisione dei metodi è lo scoglio maggiore che ci si trova ad affrontare, ma non per la mancanza di volontà da parte dei docenti. La vera problematica è insita nelle tempistiche davvero strette dello svolgimento delle varie attività. E non mi sto riferendo soltanto alle questioni che riguardano la disabilità, ma intendo rivolgermi a tutto il comparto scuola. Nonostante le difficoltà, gli insegnanti sono molto abituati a trovare le soluzioni. Mi piace però concludere con un'idea che sto cercando di sviluppare, ritrovandomi da quest'anno nella veste di responsabile delle competizioni sportive scolastiche, ora che l'attività motoria è riconosciuta ed apprezzata anche nell'ambito dei saperi. Ora, continuo. Tocca a noi dimostrare e dare più strumenti possibili agli studenti per una sana crescita, per essere cittadini migliori, formati, sorridenti. E non vorrei mai che ci scordassimo la gioia di fare e di far fare le cose con sempre il sorriso. E con questo sorriso vi saluto. Alla prossima! Prima di darvi la ricetta e le informazioni utili per continuare questo nostro percorso, proviamo anche a divertirci un po', perché l'esercizio fisico è anche divertimento. Abbiamo con noi O'Hara Cornacchia, che è una ballerina professionista di Hip e insegnante di coreografia. O'Hara ha iniziato a studiare danza all'età di 8 anni e ha lavorato e ha vissuto a Los Angeles e a Londra. Proviamo a fare un esercizio fisico di hip hop con sax dance e vediamo di capire come l'esercizio fisico può essere sì benessere, ma anche divertimento. The mommies, the back of the club, sipping Moet is where you find me. The back of the club, macking holes, my crew's behind me. Mad question asking, blunt passing, music blasting. Ciao a tutti, benvenuti a questa lezione di pop. Sono Giara Cornacchia e oggi sono qua con Aurora e Vittoria. Faremo una breve sequenza di passi. Partiamo con dei bounce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, poi faremo singolo, singolo, doppio, doppio, vado a sinistra, apro e apro, incrocio, salto. 1 e 2, 3 e 4, semplicemente incrocio, apro, incrocio e apro. Proviamo a farlo con la musica. Sono
Bene, per concludere vi lascio alla ricetta di Natale per le famiglie che è stata creata proprio dai ragazzi e dalle ragazze dell'Istituto Beccari di Torino che sono stati gli ospiti, diciamo, di questo seminario dedicato all'esercizio fisico e alla salute. Ricordo a tutti comunque che queste informazioni possono essere trovate sul sito della Fondazione Walter Longo, walterlongo.org, potete iscrivervi alla newsletter, potete iscrivervi ai social e seguire tutte le attività della Fondazione attraverso i social network. E ricordo anche che c'è la possibilità di compilare un questionario per chi ha assistito a questo webinar in modo da rilasciarci un feedback che ci aiuti a migliorare e a proseguire le attività di formazione, di incontro e di approfondimento sempre nell'ambito appunto della longevità per i ragazzi e le ragazze. Buongiorno, sono la professoressa Gili dell'Istituto Beccari, con me ci sono due allievi, Maya Guglielmino e Carlo Koraciuk, che ci aiuteranno nella preparazione del piatto di Natale. Faccio una piccola premessa solo per raccontarvi di alcune materie prime. Questo è il merluzzo già dissalato. La parola giusta è baccalà. Il baccalà viene conservato con il sale, quindi si può acquistare o salato o già senza sale, cioè viene messo in ammollo dal pescivendolo o dal supermercato dove si compra e si può acquistare direttamente. Un altro ingrediente importante del nostro piatto sarà la zucca. Abbiamo usato questo tipo, ma ce ne sono molti altri, si può usare la zucca che si preferisce. Per il resto della ricetta sarà Maya Guglielmino a raccontarvela. Grazie e buon appetito. Buongiorno, sono Maya Guglielmino dell'Istituto Beccari di Torino e oggi sono qua per preparare insieme una crocchetta di baccalà con crema di zucca. Allora, per preparare questa ricetta abbiamo bollito il baccalà con del brodo, come descritto nella ricetta, e abbiamo lessato una patata e poi schiacciata. Poi, nel frattempo, abbiamo anche cotto la zucca tagliata a cubetti con del porro e un filo d'olio. Adesso frulliamo la zucca con il mini pimer. Dopo aver frullato la zucca, prepariamo la crocchetta. Aggiungiamo al baccalà la patata schiacciata e mescoliamo. Dopo aver unito il baccalà e la patata, andiamo a preparare la pastella. Alla farina ci aggiungiamo piano piano dell'acqua finché non si crea un composto omogeneo. Abbiamo preparato la pastella e adesso ci soffermiamo a preparare la crocchetta vera e propria. Andiamo a prendere il composto, un po' di composto, e lo uniamo cercando di creare una vera e propria crocchetta. A questo punto passiamo la nostra crocchetta nella pastella e subito dopo la passiamo nel pangrattato. Impanata la crocchetta, la mettiamo
nella teglia da forno e la mettiamo in forno per 10 minuti a 180 gradi. Adesso mettiamo nel piatto la crema di zucca. E adesso ci appoggiamo la crocchetta di baccalà e patate. Buon appetito e buon Natale dal Beccari!